di Federico Donelli doveva essere presentato qui in biblioteca universitaria il 19 marzo. Chiaramente questo appuntamento è saltato, ma io spero che questo dibattito, questa conferenza in futuro lo potremo fare. È un libro che ci apre una finestra su una zona importante, ma poco conosciuta da chi proprio per professione non si occupa di politica internazionale. Stiamo parlando del Corno d'Africa e quindi c'è un'analisi di questi paesi, l'Etiopia, l'Eritrea, Gibuti, il Sudan del Sud e la Somalia. Sono dei paesi deboli, molto deboli dal punto di vista economico e fragili dal punto di vista politico. Quindi l'obiettivo prioritario per le classi dominanti e per le élite dominanti è quello di conservare il potere, quindi mantenere la stabilità dello Stato. Così, come dice Donelli, la politica estera di questi paesi è tutta orientata sugli obiettivi della politica interna, cioè questa conservazione del potere. È una zona che per la sua fragilità rende facile l'intervento delle medie potenze e abbiamo, ci dice Donelli, tre fronti, tre assi. Il primo fronte ha al suo capo l'Arabia Saudita, il secondo l'Iran, il terzo la Turchia. E sono chiaramente in contrasto tra di loro. L'Arabia Saudita è alleata con gli Emirati Arabi e ha anche l'appoggio del Bahrain e dell'Egitto. Paese strano questa Arabia Saudita per noi europei, è uno stato rentiero, cioè la classe dominante, ma anche gran parte della cittadinanza, vive grazie alla rendita del petrolio. Non ci sono tasse, tanto, anche se ultimamente hanno introdotto un'IVA del 5%. C'è chiaramente tutto il lavoro affidato agli immigrati. E l'Arabia Saudita, nei confronti di questi paesi di cui dicevamo prima, del Corno d'Africa, usa quella che viene chiamata la diplomazia umanitaria. Cioè finanzia in quei paesi degli interventi assistenziali a favore della popolazione, chiaramente con l'obiettivo di penetrare in quella zona. Usa anche il proselitismo religioso, quindi cerca di finanziare tutta una serie di strutture per quanto riguarda l'islamismo sunnita o wahhabita, finanzia per esempio tutti i viaggi di cittadini di quelle zone alla Mecca. Quindi c'è questa appunto diplomazia umanitaria e con l'utilizzo delle religioni. Nemico numero uno di questo asse è l'Iran. Beh, l'Iran lo conosciamo, i problemi che ha con gli Stati Uniti, il problema del suo riarmo atomico e così via. E poi c'è la Turchia. Terzo asse come Erdogan ha abbandonato, diciamo, la politica estera precedente e dimostra, utilizzando soprattutto lo strumento militare, l'abbiamo visto in Siria, cerca di espandere. Fra l'altro, diciamo, l'importanza che la Turchia ha assunto in questa zona emerge anche dal recente episodio della liberazione di Silvia Romano. Sembra che questa giovane ragazza sia stata liberata grazie soprattutto all'intelligence, alla diplomazia turca. Questo in Somalia, che è sempre stata zona di influenza italiana, colonia italiana, poi nel 1941 fu invasa dall'Inghilterra, ma cosa forse poco nota, l'ONU dopo la guerra, tra il 1950 e il 1960, la affidò all'Italia un mandato. Tanto per intenderci, è un paese dove quasi tutti parlano l'italiano e dove fino al 1991 nelle università la lingua ufficiale era l'italiano.
Quindi in questa zona il fatto che la Turchia abbia svolto questo ruolo dimostra, diciamo, è un'ulteriore dimostrazione della sua penetrazione. Quindi uno scontro tra questi tre assi con l'utilizzo della proiezione militare, degli investimenti di capitali, degli aiuti umanitari, del proselitismo religioso, ma anche altri strumenti. Per esempio, il terzomondismo, l'ideologia terzomondista. Noi la conosciamo bene, negli anni 70 fu agitata soprattutto dalla sinistra radicale. Recentemente è stata usata dagli ayatollah iraniani per acquistare, diciamo, un prestigio in quella zona. Primo livello, dice Donelli, secondo livello, poi c'è il terzo livello, che forse è il più importante, cioè quello delle potenze globali, e quindi stiamo parlando degli Stati Uniti e della Cina. Stati Uniti, potenza declinante, un declino relativo, Cina, paese emergente, che sta per diventare la prima potenza economica e militare del mondo. Non a caso, nel suo libro, Donelli finisce, proprio nell'ultima pagina, affronta questo, fa una riflessione sulla Cina e sugli Stati Uniti. Scrive: fino ad oggi la Cina ha operato con una generica, con un generale disinteresse riguardo alle questioni politiche, cioè sostanzialmente forti investimenti, ma non intromissione in queste dispute, ma però le cose potrebbero cambiare. Proprio recentemente è uscito un editoriale di Repubblica, 4 maggio, di Maurizio Molinari, che parla di questi tre fronti dopo la pandemia. Primo fronte l'emergenza sanitaria, il secondo è l'emergenza economica, dice però c'è un terzo fronte, dice, che è importante quanto i primi due, cioè come sarà lo scontro tra Cina e Stati Uniti dopo questa epidemia. Come cambieranno i rapporti di forza tra queste due potenze? Come cambieranno i loro comportamenti? Ci sarà un inasprimento di questa che Molinari chiama guerra fredda? Ci avvicineremo alla cosiddetta trappola di Tucidide? Bene, questi cambiamenti influiranno anche sul Corno d'Africa, e analizzando il Corno d'Africa potremo anche vedere questi cambiamenti. Quindi il libro di Donelli è una buona base per studiare quest'area e come premessa poi a una comprensione di quello che avverrà in futuro. Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico Donelli, sono ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova e mi occupo di relazioni internazionali del Medio Oriente. Quest'oggi brevemente presento il mio libro, che è il lavoro di ricerca di questi anni, che appunto si intitola Le due sponde del Mar Rosso. Le due sponde del Mar Rosso vuole mettere in luce uno degli aspetti meno conosciuti delle dinamiche geopolitiche medio orientali, ossia il fatto che tutti gli stati del Medio Oriente abbiano ormai da 10-15 anni avviato delle politiche verso l'Africa orientale, nello specifico verso il Corno d'Africa, sfruttando alcuni elementi favorevoli. Innanzitutto la prossimità geografica, poi ci sono delle affinità culturali che sono legate per lo più alla lingua, l'arabo, oppure alla religione, quindi alla religione musulmana. E poi vi è un elemento legato alla disparità economica. Gli stati mediorientali, chi come la Turchia, ma anche l'Iran, gode di un tessuto industriale favorevole e
nel caso turco, per esempio, l'Africa rappresenta, costituisce un potenziale mercato per i manufatti turchi, ma anche per commesse nuove, soprattutto nel campo delle costruzioni. E poi invece ci sono i paesi del Golfo, quindi paesi ricchi di risorse petrolifere, i quali hanno ingenti capitali da investire, e l'Africa ha rappresentato un'alternativa, ossia un'opportunità per diversificare ulteriormente gli investimenti da parte dei fondi sovrani. Ecco che poi c'è infine un ulteriore elemento legato invece alla fragilità endemica. Gli stati, l'area del Corno d'Africa e più in generale l'Africa orientale, è l'area in cui si assiste al maggior numero di conflitti, conflitti che sono in molti casi intrastatali, quindi delle guerre civili, e conflitti interstatali, quindi tra i diversi paesi regionali. Quali sono gli aspetti centrali di questa ricerca, di questo libro? Gli aspetti centrali sono ripercorrere quelle che sono state le tappe di apertura e le motivazioni che hanno portato i paesi medio orientali ad ampliare la propria sfera di influenza verso l'Africa orientale, verso il Corno, e provare ad analizzare quelle che sono le future prospettive, quindi quelli che sono i vantaggi, ma anche i rischi di questa sovrapposizione di dinamiche tra Medio Oriente e Corno d'Africa. Siamo tutti consapevoli del fatto che gli sviluppi più recenti, soprattutto del 2018, con la pace di Jeddah tra Eritrea ed Etiopia, abbia aperto una nuova fase dei rapporti nel Corno d'Africa. In particolare, la normalizzazione tra questi due paesi ha portato a una nuova apertura e anche a una nuova interdipendenza. Tuttavia, permangono molti dubbi, soprattutto legati al gioco di alleanze, nel senso che con l'allargamento delle sfere di influenza, quindi con l'apertura verso il Corno d'Africa, i paesi medio orientali hanno portato con sé anche le linee di frattura che li dividono e i motivi di competizione geopolitica tra di loro. Queste rivalità che il Medio Oriente ha portato nel Corno d'Africa si sono rapidamente sovrapposte a quelle che sono rivalità e dispute locali. Il grosso rischio per il futuro è che lo scoppio di una crisi locale, quindi nata da questioni legate appunto a un singolo Stato o a una singola disputa tra due paesi africani, possa innescare un effetto domino con un coinvolgimento da parte delle potenze medio orientali. Probabile che queste potenze evitino in tutti i modi uno scontro diretto, lo dimostra quanto avvenuto in Siria, ma lo dimostra anche la più recente situazione in Libia, in cui appunto abbiamo due potenze medio orientali, da una parte la Turchia, dall'altra parte gli Emirati Arabi Uniti, che si sfidano a colpi di droni e a colpi di supporto da parte nei confronti di milizie armate e sostenute. In altre parole, si ha quelle cosiddette proxy war, guerre per procura. Ecco che il rischio del concatenarsi di queste dinamiche di conflitto e di rivalità possa portare appunto a un'escalation, l'escalation di violenza e l'apertura di una nuova crisi in questa parte di mondo, in questa parte di Africa già duramente provata da anni di conflitti, di guerre civili, di carestie. Tutto ciò ha delle conseguenze, delle ripercussioni non soltanto sulle dinamiche africane, sulle dinamiche medio orientali. Infatti, il Mar Rosso è uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quindi una di quelle aree strategicamente fondamentali per il commercio internazionale. Dal Mar Rosso passano le petroliere, passano le navi commerciali provenienti dall'Asia, dalla Cina. Il Mar Rosso è uno dei nuovi significativi hub geopolitici appunto della politica internazionale. Il fatto che appunto sia un hub geopolitico lo dimostra che Gibuti, che è un piccolissimo stato che si affaccia appunto sul Mar Rosso ed è diciamo l'appendice
del Corno verso appunto la penisola arabica, verso lo Yemen, dove appunto si trova lo stretto di Bab al-Mandeb, quindi poche miglia di distanza tra i due continenti. Ecco che a Gibuti c'è stata l'apertura di innumerevoli basi militari, non solamente da parte di potenze medio orientali, ma da parte soprattutto degli attori internazionali. A Gibuti c'è una base militare italiana, c'è una base francese, ma soprattutto c'è una base, la prima di fuori dei confini nazionali, cinese. E la curiosità o l'aspetto di criticità è il fatto che la base cinese sia a poche miglia di distanza da una base americana. Questo ovviamente comporta che cosa? Comporta che la tensione, l'eventuale tensione tra i due paesi possa prima o poi appunto sfociare in episodi di frizione, se non di vero e proprio scontro, dove a Gibuti. E questo è un elemento da tenere presente soprattutto in virtù del fatto che le dinamiche globali stiano andando sempre più verso una sorta di nuovo bipolarismo verso queste due grandi potenze. C'è una terza potenza che si è accorta forse tardivamente dell'Africa, ma sta cercando di recuperare il terreno perduto, ed è la Russia. Anche la Russia ha avviato contatti, soprattutto un po' più a sud di Gibuti, con Somaliland, che è un Stato federale della Somalia, un de facto state indipendente, nel tentativo appunto di acquisire anch'essa una presenza militare nel Mar Rosso. Entrando più nello specifico appunto di queste delle potenze medio orientali, molto brevemente, visto appunto i tempi, cerco di soffermarmi su un unico aspetto. Questo aspetto è legato alle motivazioni che hanno portato gli attori medio orientali nel Corno d'Africa e soprattutto hanno aumentato la cosiddetta medio orientalizzazione, io lo definisco così nel mio libro, del Corno d'Africa, ossia delle dinamiche conflittuali del Corno d'Africa. C'è una dimensione geopolitica che si lega agli equilibri interni al Medio Oriente, quindi al bilanciamento di potere tra le potenze appunto medio orientali. Considero l'attuale ordine medio orientale una sorta, io lo chiamo tripolarismo, tripolarismo perché vi sono appunto tre poli a cui bisogna aggiungere poi una sorta di battitore libero che è Israele. Israele, nonostante stia dimostrando un progressivo allineamento verso le posizioni del blocco a guida saudita, quindi quel blocco composto per lo più da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Bahrain. Ecco che Israele si sta avvicinando, c'è cioè una certa convergenza. Gli altri due blocchi invece sono quelli composti da una parte dall'Iran, quindi è quello che viene definito spesso il blocco sciita, dando appunto questa denominazione di carattere identitario alla componente iraniana e che comprende l'Iraq sempre più all'interno della sfera di influenza di Teheran, ma comprende anche la Siria, comprende l'influenza Hezbollah in Libano. E poi c'è un terzo asse, un terzo blocco, che è quello più, di più recente formazione, che vede la convergenza tra politica di interessi politici tra la Turchia e il Qatar. In questo momento, nel Corno d'Africa, la sfida, se vogliamo, non comprende Iran e Israele, ma comprende soprattutto quest'ultimo blocco, quindi la presenza forte della Turchia che si è aperta all'Africa negli ultimi 15 anni, del Qatar, soprattutto un'influenza che il blocco turco-qatarino ha su Mogadiscio, quindi in Somalia, e dall'altra parte Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Questi due attori sono entrati con prepotenza nelle questioni del Corno d'Africa e soprattutto hanno aumentato la propria presenza militare lungo il Mar Rosso, legandola a un'altra crisi che è quella dello Yemen. Nel 2015 c'è la decisione di intervenire militarmente in Yemen e simultaneamente c'è la necessità di garantirsi una copertura, quindi di garantirsi appunto il supporto e la presenza anche lungo la costa africana. Rapidamente ciò comporta che cosa? Comporta un rimescolamento totale delle alleanze. Paesi che fino a quel momento con il Medio Oriente avevano dei rapporti freddi,
e per lo più legati a un unico attore che era l'Iran, mi riferisco in particolare al Sudan, all'Eritrea, ma allo stesso Djibouti, rapidamente decidono di rompere i rapporti con l'Iran e di sposare appunto la causa saudo-emiratina. Ciò però si lega a un altro elemento che, come dicevo prima, è quella crisi, quella frattura all'interno del mondo sunnita, quindi quella frattura tra Emirati, Arabia Saudita e Qatar e Turchia dall'altra parte. Una frattura consumatasi nel 2017 con la decisione di espellere dal Consiglio di cooperazione del Golfo il Qatar e di appunto isolare, quindi c'è cioè, l'embargo nei confronti del Qatar. Ciò spinge il Qatar ancora più verso la Turchia. La Turchia diventa il vero, reale partner del Qatar e i due decidono di operare simultaneamente, appunto in termini di convergenza politica, anche in Africa. La militarizzazione si lega a che cosa? Si lega alla volontà da parte soprattutto degli Emirati Arabi Uniti di supportare il proprio progetto. Legato alla logistica portuale, quindi questo progetto portato avanti dalla società DP World, che è la controllata statale che controlla, che è nata appunto per la gestione dell'importantissimo hub commerciale di Dubai, ma che rapidamente ha acquisito la concessione dei principali scali portuali dell'Africa orientale, compresi, per esempio, c'è stato Dorale, che è questo porto di Gibuti che poi il governo gibutiano ha nazionalizzato e la questione è stata portata all'arbitrato della Corte internazionale che ha riconosciuto appunto i diritti degli Emirati. Ma c'è stata simultaneamente anche, oltre all'acquisizione di concessioni per scali portuali commerciali, anche l'apertura all'istituzione di basi militari. Al momento gli Emirati hanno una presenza militare massiccia lungo il Mar Rosso. Per reazione ovviamente la Turchia, che è il grande rivale regionale degli Emirati e che gli Emirati percepiscono come minaccia, poiché supporta l'Islam politico che dal punto di vista emiratino è considerato appunto una minaccia esistenziale, la Turchia ha deciso di sviluppare anch'essa una proiezione militare, una proiezione militare dimostrata dall'apertura della base militare in Qatar, seguita dall'apertura di un'altra base militare a Mogadiscio, anche se attorno a questa base militare c'è tutto un dibattito circa appunto la bontà di definirla o meno una base militare. La realtà dei fatti è che la Turchia dispone di un appoggio, dispone di truppe, dispone di mezzi a Mogadiscio. E poi c'è stata l'apertura o l'avvio di contatti per la costruzione di un avamposto militare anche a Suakin. Suakin è questa appendice della costa sudanese, non molto distante dall'Eritrea, conosciuta per essere uno scalo dei pellegrinaggi musulmani per andare a Mecca. Mecca è subito di fronte, quindi sulla costa saudita, poco dentro, appunto, dentro terra saudita. Ecco che la Turchia, con la scusa di costruire appunto un porto commerciale a Suakin, uno scalo commerciale a Suakin e di ristrutturare dei vecchi edifici ottomani, tra l'altro con un ingente finanziamento a questa ristrutturazione da parte dell'alleato qatarino, dimostrazione appunto della complementarietà tra i due attori, ha anche avviato i progetti di costruzione di un avamposto militare. Ciò ha innescato la reazione immediata da parte degli Emirati Arabi Uniti, la reazione da parte dell'Egitto, che considera appunto la presenza turca nell'area una minaccia. Anche qua bisogna considerare che anche per l'Egitto del generale al-Sisi i movimenti di Islam politico, in particolare i fratelli musulmani, costituiscono una minaccia. E quindi si è innescata appunto questa guerra dei porti, potremmo dire, lungo il Mar Rosso. Questo è un po' in sintesi uno degli aspetti di interesse della regione. E prima di appunto salutarvi, di concludere, vorrei anche qui soffermarmi un attimo su un altro aspetto che tante volte viene sottovalutato, cioè il fatto di considerare queste aree come distanti, lontane da noi e dalle dinamiche che interessano il Mediterraneo, che interessano l'Europa e più nello specifico l'Italia. Contiamo che
La maggior parte, per esempio, di flussi migratori provengono esattamente dal Corno d'Africa, poi si distribuiscono, raggiungono il Sahel, raggiungono la Libia, quindi territorio, anche qui drammatico, territorio di guerra civile, ma anche territorio privo di controlli da cui possono imbarcarsi verso le coste italiane. Un altro flusso di migranti, sempre del Corno d'Africa, quindi dal Sudan, dalla Somalia, dall'Eritrea, raggiunge invece la zona dei Balcani, passando per la Turchia, quindi poi viene ovviamente fermata dal governo turco, ma fa pressione affinché appunto possa passare attraverso la zona dei Balcani. Quindi questo è uno degli elementi che un'eventuale escalation una nuova escalation conflittuale nel Corno d'Africa potrebbe aggravare ulteriormente. E poi c'è la dimensione commerciale. Il Corno d'Africa è la porta all'Africa per la Cina. La Cina è la potenza indiscussa extra-regionale in tutta l'Africa. Ovviamente bisognerà capire come le altre potenze extraregionali decideranno di rapportarsi alla Cina e di come la Cina reagirà alla crescente presenza di nuove potenze extraregionali. Tutto ciò rappresenta quello che io definisco una sorta di cartina di tornasole delle dinamiche globali, delle dinamiche di politica internazionale. Se osserviamo l'Africa e nello specifico quella zona d'Africa, il Corno d'Africa, troviamo esattamente l'ordine, la configurazione dell'ordine internazionale, dove si evidenzia una sorta di via di mezzo tra un multipolarismo, quindi una presenza di più potenze, e poi un bipolarismo sempre più concreto, quindi con due grandi potenze, Stati Uniti e Cina, a competere con sotto appunto un secondo livello di competizione legato più a piccole e medie potenze. Io vi ringrazio e mi auguro che possiate trovare interessante il volume e abbiate voglia di leggerlo e ovviamente poi di discuterne quando potremo tornare appunto a organizzare incontri dal vivo. Grazie a tutti e arrivederci.